Ciao ragazzi, state decidendo se rimappare la centralina della vostra auto o se installare un modulo aggiuntivo? Benissimo, ne parleremo in questo video. Allora, cerchiamo di capire innanzitutto cosa sono questi due prodotti. Il primo è una scatoletta che si interfaccia a dei sensori della vostra auto e prima che il segnale di questi sensori arrivi alla centralina, viene modificato, ok? Questo ci permette di ottenere un comportamento diverso della centralina della nostra auto e fondamentalmente più potenza. La rimappatura invece consiste in qualcosa di diverso, ovvero nella riscrittura del software interno alla centralina stessa. Quindi noi andiamo a cambiare proprio il programma che ne determina il comportamento. E in questo modo, in pratica, il modulo è qualcosa di sicuro al 100%, ovvero quello che comanda è ancora la centralina originale. La centralina, nel caso in cui noi andiamo a tarare male il modulo o nel caso in cui il modulo non funzioni, la centralina originale va in recovery, accende una spia e non ci fa fare alcun danno, okay, sulla nostra vettura. Non si può dire lo stesso della mappa, perché se una mappa viene fatta male, i guai ci possono essere e come. Questa è un'importante differenza tra i due prodotti. Il secondo aspetto che andrei a considerare è cosa fisicamente sono questi due prodotti. Il primo appunto è un box, una scatoletta, quindi è un prodotto fisico che noi andiamo ad acquistare che possiamo eventualmente portarci anche su altre auto. Quindi quando vendiamo magari l'auto su cui è installata, noi la stacchiamo la centralina aggiuntiva e la portiamo sulla prossima auto, magari cambiando giusto il cavo, 20-25 euro di spesa. Quando invece rimappiamo un'auto, non ci portiamo proprio niente sull'altra auto. Perché? Perché noi acquistiamo un servizio di riscrittura del software, di modifica e riscrittura, ed è un servizio estremamente specifico, creato per quella vettura con quelle necessità. Quindi è un investimento, come posso dire, meno utile da questo punto di vista. Il terzo aspetto è cosa veramente offre il modulo e cosa veramente offre la mappa. E il modulo si interfaccia ad uno, due segnali, quindi sì, ci offre assolutamente potenza, funziona, però la potenza che ci offre è limitata a un 10-15% effettivo a seconda dei casi. E con la rimappatura invece noi veramente possiamo spingere molto di più perché la mappatura agisce non su uno o due parametri, ma non ha alcun limite, agisce su tutti i parametri presenti sulla nostra auto. Quindi possiamo sicuramente spingerci un po' di più. A chi consiglierei il modulo? Allora, consiglierei il modulo a chi magari non vuole, ecco, modificare la centralina, vuole essere sicuro al 100%, a chi vuole essere autonomo, perché magari nella sua zona non ci sono preparatori, non ci sono preparatori affidabili, oppure semplicemente lui non vuole ecco, affidarsi a qualcuno e poi dipendere da questo qualcuno per le successive modifiche. La consiglierei a chi magari vuole fare un investimento più utile e quindi magari vuole sfruttarsi questo prodotto nel tempo. E infine la consiglierei a chi si accontenta, ecco, della modifica della potenza portata dal modulo, che comunque assolutamente si sente ed è valida, perché non ha intenzione di fare ulteriori modifiche. A chi consiglierei invece la rimappatura? Consiglierei la rimappatura innanzitutto a chi vuole il massimo della potenza ottenibile. In secondo luogo la consiglierei a chi ha la possibilità di rivolgersi ad un preparatore esperto, affidabile, e in terzo luogo la consiglierei a chi ha già effettuato delle modifiche importanti sulla propria auto, come ad esempio la sostituzione della turbina, o a chi magari pensa di effettuare in futuro queste modifiche. In quel caso, cioè, non c'è scelta, il modulo non ti serve per quel tipo di situazione, invece ti serve la mappatura. E se avete delle domande, se volete dei consigli specifici, se volete analizzare il vostro caso, la vostra necessità, noi siamo a disposizione e nel frattempo però continuate a seguirci. Grazie, a presto, ciao ciao.